L'amicizia più intima è la fede. La domanda di un tale se siano pochi o tanti a salvarsi ci dà l'occasione per riflettere su cosa sia la fede, una relazione intima e profonda con Dio, un'amicizia che nasce da un rapporto, da una frequentazione, da un rientrare in se stessi, da un conoscere la propria anima e un conoscere Dio, il volto di Dio in Gesù Cristo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Gesù viene interrogato su quanti siano i salvati e indirettamente il tale che fa la domanda si chiede se lui sia in quel numero. Una domanda che non trova oggi nessun interesse? Oggi cerchiamo una felicità in questa vita, corriamo dietro a idoli fatti di nulla. Ed è in questa ricerca che la domanda rimane attuale. Cerchiamo risposte agli interrogativi che abbiamo dentro. Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno». Gesù non dà né ora né mai risposte accomodanti. È un invito a non sedersi, a ricordarci che la vita è una sola e noi siamo le scelte che facciamo. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: «Signore, aprici», ma egli vi risponderà: «Non so di dove siete». Svariati significati qui si intrecciano, ne scelgo uno. La casa è il luogo dell'incontro con Dio. Esso è dentro di noi. Entrarci dice una scelta, sapendo che in questa casa siamo ospiti. Superata la soglia, mettiamo noi stessi nelle mani di Dio. Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». E qui un richiamo all'Eucarestia vissuta come spettatori, all'ascolto di Gesù fatto in modo passivo, un tenersi a distanza senza farsi conoscere. Ma egli vi dichiarerà: «Voi non so di dove siete, allontanatevi da me voi tutti operatori di ingiustizia». Il padrone non li conosce. Questo ci ricorda che la fede è relazione. È amicizia intima e sincera. In un dialogo sincero che cambia la vita, là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Il richiamo ai patriarchi è sia un rimprovero per Israele, ma anche a chi si considera vicino a Dio ma non lo è. Verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio, ed ecco, vi sono molti che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. È lo spirito universale del Vangelo, un guardare alla salvezza offerta a tutti, a quella porzione di umanità che noi spesso escludiamo, a chi non riteniamo degno, ma ci passerà davanti. Dio guarda al cuore e non alle apparenze. Thank you.